sicuramente. Adesso vado con la notizia che mi ha fatto un po' incazzare, si sì. può dire, tanto in vai, vai, di tutto, tanto ormai siamo qua. Allora, guarda, adesso premo il bottoncino, vedi quel povero gatto vicino a quel sacchetto? Sì. Ecco, quel sacchetto è pieno di gatti morti, come quel gatto è stato trucidato e buttato così in campagna. Non stiamo parlando chissà di che posto, ma parliamo di Castelfidardo, in provincia di Ancona, quindi ieri. Questo è quello che è stato ritrovato, ecco, passeggiando proprio per le campagne di Castelfidardo. Quindi dentro il sacco ce ne sono altri 5 per la cronaca. Mamma quindi mia. Questo è quello che è successo. Ma d'altra parte, voglio dire, non c'è rispetto per la vita umana, come non c'è rispetto purtroppo per la vita animale. Siamo nel 2014, tra l'altro anche ieri sai, no, di queste aggressioni negli Stati Uniti, purtroppo sì. a me dispiace dirlo, ma le persone di colore ci vanno sempre di mezzo. Ogni volta che io ho fatto viaggi proprio negli Stati Uniti, culturalmente il bianco americano parla del nero, no, dando per scontato che sia inferiore, che è una cosa idiota, proprio veramente idiota, ma che è insita nella loro cultura. Ma guarda, io quindi, negli Stati Uniti non ci sono mai stato, però casomai quando ci vado, perché sicuramente ci andrò prima o poi, mi prendo un po' di appunti, va bene? Sì, poi prendi un po' di appunti, comunque voglio dire, la storia ci insegna invece che i neri, secondo me, sono decisamente superiori a livello intellettuale ma dei bianchi. Guarda, secondo me, quindi, superiori o no, siamo tutti non bisogna uguali, essere, cioè non è, siamo è tutti allo stesso livello. Cosa. Sì. E questa cosa qua invece degli animali, ecco, vabbè, segna l'ennesimo caso di non rispetto, anche perché... Di imbecillità, se posso, anche sì. perché se comunque una vita... umana o animale al mondo è venuta, di certo non è venuta per morire, è venuta per campare, quindi certo. la vita va sempre tutelata in tutti i suoi aspetti, questo è un concetto molto importante. Anche perché un povero gatto, cioè cosa, anzi quei poveri gatti cosa avranno fatto? Cioè, ma dire, io guarda, abito a Osimo, delle volte sento persone un po' di campagna, insomma sento delle cose terribili, gente che uccide faine, no, perché magari il gatto va a mangiare nel loro pollaio eccetera, ma scusate, cioè gli animali fanno quello che la natura gli fa fare a livello di sensibilità. Non sono intelligenti, no? Quanto gli umani, hanno non è che l'istinto. Stanno alle regole, hanno un istinto. Ecco. Quindi voglio dire, il problema sei tu, uomo imbecille, che ammazza l'animale perché ti va a mangiare nel pollaio. Allora cerca di non far entrare i gatti nel pollaio. Ecco, no? Oggi siamo scurrili. Ma sì, oggi mi incazzo perché è così. Ancora. Perché non c'è proprio un minimo di rispetto per la natura, no, in tutte generale. Queste Z. Vedo molte O e molte S lì. Vergognoso, se non sbaglio. Sì, ci sono vari commenti, delinquenti. Tra l'altro c'è una legge che tutela queste cose. Quindi se sapete qualcosa, andate a denunciare questi casi. Non abbiate paura. Così come avevamo detto all'inizio, qualche puntata fa, sì. Ero venuto a conoscenza del fatto che proprio vicino a casa mia c'era l'abitudine di annegare i gatti, no? Ma io dico, ma non era più logico far sterilizzare la mamma gatta? No? Cioè, ma io non so come ti viene, boh, vabbè. Io sono fatto così, scusate, sono parteggio per gli animali, no, ma immaginati un animalaro. Tu, quindi... Immaginati tu annegare un povero gatto, un gattino appena nato, cioè è una cosa allucinante. Ma appunto, cioè, ma voglio dire, non fa in tempo a venire alla vita che tu, cioè, tu ne abusi e gliela spegni, cioè sì. non stai in piedi, no? Cioè da sola la come cosa. Va bene. Via. Tagliamo questo notizia discorso. Notizia un po' più light da 10:58. Allora, via. La notizia un po' più light è quella di, naturalmente, del nostro nuovo, possiamo chiamarlo così, Dio, perché tanto ormai diventerà fra poco, secondo me, una religione. Beh, ognuno ha il proprio. Sì. Google. Sì. Ah, no, ecco. Quello proprio no. Come direbbe qualcuno, Google. Sì. Che praticamente sta lanciando in questi giorni un nuovo sistema, un nuovo, come dire, un nuovo servizio, sì. grazie che mi dici di spostarmi nel frattempo. Google Music? No. Google Music vecchio, c'è già ormai. Praticamente è un approfondimento delle notizie di Google News che adesso funzionano anche come notizie personalizzate, ecco. Ovvero, come si dice in inglese, suggested stories. Quindi praticamente mia, come sei colto stamattina. Grazie. Hai fatto le scuole alte, sì, ultimo sì, ho fatto piano. Scuole alte, sì. tutto. Stavi in alto, quelli del primo piano, sì, quelli del primo piano, sul palco. E quindi niente, quando tu andrai a leggere queste notizie su Google News, siccome tanto ormai sanno tutto quanto di noi, sapranno anche quello che tu vuoi leggere, quindi proprio le notizie che tu stai cercando te le dice già lui, senza che te le vai a cercare. La privacy, salutamela, a parte il fatto ciao. Che comunque molti dicono la privacy non c'è, però è anche vero che molte di queste cose dipendono da noi, nel senso che se voi tenete sul telefonino, sullo smartphone, il comando GPS
si è spento, teoricamente insomma è meno probabile che vi mappino, no? Nei vostri movimenti, nelle vostre abitudini. Però sì, perché poi c'è avrai anche... notato che comunque Google ha un tipo di filtro dei motori di ricerca che proprio individua le pagine che tu vai a visitare, le cose che vai a comprare, insomma non si fanno mai gli affari loro. Si chiama proprio un servizio di Google, Google Now, cioè quello che Google ora sarebbe, che tiene appunto traccia di tutte quante le tue... Potremmo lanciare la versione anconetana. Ovvero? Google Adè. Google Adè. Ecco, Google Adè che tiene appunto traccia di tutti quanti gli spostamenti che fai, quello che cerchi, quello che mangi. Vabbè, è tutto tutto. Sanno tutto, anche gli orari dei bisognini, non c'è più la privacy, niente da fare, è un macello. Va bene, adesso Spada e Ellen Levon con Cool Enough. Buongiorno, 11 in questo momento, domenica 23 novembre 2014, in diretta su Radio Center Music e su ETV Marche, canale 12 del Vegetale Terrestre, mentre il mio telefonino dice che è il compleanno di qualcuno, adesso scopriremo di chi. Cherry pop, oh yeah, this is all we got.